formaggio, quindi c'è tutto di più. Pure il bis col formaggio. Animazione, la mattina facciamo ginnastica, il pomeriggio si canta, si balla, si fa di tutto. Io sono pensionata, sì. Sola, sì. Non avrei fatto nessuna vacanza, ma non per qualunque motivo non avrei fatto nessuna vacanza. Ci sono tante persone sole, anzi diciamo, questo è uno proprio dei criteri che noi abbiamo utilizzato, quello di favorire la possibilità di socializzazione con le persone. Ovviamente è volontario, cioè si chiede, poi se uno accetta, no? C'è gente che per esempio, siccome è una cosa lunga dalla mattina al pomeriggio, preferiva invece una cosa, diciamo, non vuole stare tutto il giorno. Come vengono segnalati, sono i nostri servizi sociali che sulla base delle informazioni che noi abbiamo segnalano quali sono gli anziani che hanno in qualche modo, che sono nelle condizioni più bisognose, tra virgolette, di fare questa esperienza. Per me è la prima volta, la prima esperienza, comunque ho trovato ottimale tutto il servizio. Perfetto, c'è il servizio di trasporto gratis. Anche sì, perfetto. Poi insomma ottimi anche gli animatori che cercano di risollevarci, sempre garantendo la libertà assoluta, perché chi non vuole, io ad esempio sono una persona molto pigra, preferisco usufruire sole, mare, aria. Ma anche vedi, anche per comunicare, no? Che adesso si vive in solitudine. Io sono passato al centro anziani, non sapevo niente, ho visto questo appello che dicevano che chi voleva partecipare a questa vacanza, insomma, e doveva fare delle domande. E io ho fatto proprio in tempo perché era già quasi scaduta. Come l'ha saputo? Come è venuto a saperlo? Beh, attraverso il circolo degli anziani. È un'iniziativa bellissima che il Comune ha preso per noi, che chi non può, che non ha macchina e non ha niente, è un'iniziativa bellissima perché ti accompagnano, ti riportano. Io devo ringraziare tutte le staff del municipio, compresa la sindaca. Noi partiamo la mattina alle 7:30 da due punti di raccolta. Loro sono gli anziani del terzo municipio, quindi è un progetto del terzo municipio. Veniamo qui al mare, allo stabilimento qui di Ostia Orsa Maggiore. La mattina gli anziani arrivano in spiaggia, fanno colazione, dopodiché comincia tutta una serie di attività socio-ricreative e motorie, tra cui attività fisica in spiaggia, nuoto, passeggiate. Poi c'è la parentesi del pranzo. E dopo il pomeriggio ci sono tutte delle attività dedicate un po' all'animazione. Io personalmente devo dire che esco da casa, prendo la macchina, faccio un pochetto di prendo il pullman e arrivo qua, scendiamo, poi facciamo il bagno, facciamo attività diciamo fisica, insomma un po' di cose. E poi nel pomeriggio pranziamo, nel pomeriggio anche stiamo qua. Poi abbiamo delle persone gentilissime che ci assistono e ci danno tutto. Si sta molto bene, animazione, la mattina facciamo ginnastica, il pomeriggio si canta, si balla, si fa di tutto. Il terzo è un municipio di 220.000 abitanti, più grande di Parma, e dentro c'ha tutte le storie, un po' una piccola Roma. C'ha, abbiamo il centro storico di pregio come può essere Montesacro, abbiamo i Parioli che sono nuovo salario con via Suvereto e poi abbiamo il Tufello, Valmelaina, Vigne Nuove, Cinquina, che sono le zone più popolari. Abbiamo il ceto medio di Talenti e Concadoro, e durante il Covid è emerso questa una vera e propria emergenza di una povertà che si appalesava per la prima volta.